Sono decine di ragazzi, di bambini che vengono qui, sono seguiti all'interno di queste progettualità di sperimentazione, ottenendo anche ottimi risultati, e non solo all'interno di una struttura sanitaria, sono all'interno di una scuola, di un edificio che ospita una scuola di musica. E quello che si fa però non è un gioco, è un'attività che permette al ragazzo o al bambino di esprimere la propria dimensione cognitiva con le sue difficoltà e con i suoi punti di debolezza ed esprimersi migliorando il rapporto che ha nei confronti dell'ambiente in cui si trova, protetto, ma certamente un ambiente che viene curato secondo una direzione che è di valorizzare e migliorare la sua capacità cognitiva. Quando abbiamo pensato a questo laboratorio, abbiamo pensato che lavorare solo sulle etichette per cui ogni bambino viene diagnosticato con una patologia o con un'altra non era sufficiente. Perché? Perché c'è una tale variabilità e tra un bambino e l'altro anche all'interno dello stesso disturbo. Quindi la cosa importante sarebbe invece delineare delle difficoltà e dei punti di forza di ciascun bambino e poter lavorare individualmente facendo dei percorsi di training proprio, che sono di tipo giocoso ovviamente, in modo tale che il bambino possa essere stimolato su quelle difficoltà che ha. Le varie realtà di gioco e di stimolazione che noi stiamo presentando sono delle realtà che per esempio possono essere mirate alla stimolazione della memoria, alla stimolazione della coordinazione motoria, alla stimolazione del linguaggio, no? Quindi aspetti che alcuni bambini possono avere più forti o meno forti, no? E in questo senso possiamo lavorare su questa dimensione. Questa si chiama integrazione multisensoriale, no? Cioè tu utilizzi più di una sensorialità per creare un vissuto, quello che noi realmente abbiamo. E arrivi ad avere delle trasmissioni da diverse sensorialità per poterle poi sviluppare a livello di consapevolezza, di cosciente, no? Quindi in questa dimensione è esattamente là dove noi stiamo andando, ma è un lavoro che richiede anche una grossissima competenza tecnologica, no? E quindi hai bisogno di diversi laboratori che ci lavorano contemporaneamente. Il cervello è continuamente simula, no? Quindi noi non facciamo altro che lavorare su una dimensione di immagine mentale, di rappresentazione che non ha niente a che vedere con la realtà fisica, ma lì dentro il bambino è più capace di muoversi, no? Ma quello che lui impara all'interno di quella realtà virtuale riesce poi a trasferirlo nella realtà. Quindi questo training di cui parlavamo prima, fatto in quella realtà, vuol dire insegnare al bambino a raggiungere delle autonomie che gli permettono poi di essere traslate sul piano reale.